Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 19. 81 vittime. Una tragedia, non è vero? Questo è il rapporto sulle condizioni del 19 Italia. Un aereo civile che precipita in mezzo al mare e nello stesso giorno un caccia libico viene abbattuto sui monti della Sila. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo! Un caccia libico... Il MiG-23 è stato abbattuto proprio il giorno in cui il D-19 è precipitato. Nessuno parla del MiG libico che io ho visto a Timpa delle Magare. Se ne deve andare, ha capito o no? Okay. Rischiamo di farci tutti molto male. Sai bene che la storia di questo paese è segnata dalle stragi. Dovrai giurare sul nostro amore di tenerti alla larga dalla tragedia di Ustica. Aspetta! Questo è il telefono di mio marito. Si metta in contatto con lui. Non si fermeranno mai, non possono. F-14 Tomcat. Questi sono gli aerei che inseguivano il caccia libico. Non sono gli storici a scrivere la storia. Caccia USA ha speronato il 19 dell'Italia. Chi la scrive è soltanto la ragion di Stato. Già tutto bene. Nessuno pagherà per questo massacro. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobot, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Beh, voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane, però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Tieni pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità. Ciao!